Le case dei Vitalò sono quel gruppetto di case davanti alla vecchia stradina d'ingresso al cimitero. Erano così chiamate perché vi abitava Gaetano Silvestrelli, detto Vitalò. Al numero 245 vi abitavano Amico Cesare, detto Scagnetti, e la moglie Erminia Clementi, con i figli Adelmo, detto Memo, Wanda ed Emilio. Emilio era sposato con Bruna Orazzi ed avevano due figli, Franco e Fiorisa. Wanda vi viveva con il marito Ausilio Gino ed i figli Vittorio e Massimo, detto Zazà. Al numero 244, agli sturani che se n'erano andati al Cruciale, subentrarono Raponi Armando con la moglie Siria Corrinaldesi e la figlia Patrizia. Al numero 243, Pasqualino Edoardo con la moglie Cesira Maiolini e la figlia Mariola. Ed inoltre Yolanda e Sandra Simo con la zia Emilia Mantini. Al numero 242 Baldoni Rutilio e la moglie Amelia Ballarini con il figlio Fabio. C'eravamo tanto amati per un anno e forse più. C'eravamo poi lasciati, non ricordo. Ai Baldoni subentrarono Petrini Cesare con la moglie Eugenia Orciani ed il figlio Alfio. Insieme riparammo per la pioggia. Al numero 241 Marco Signori Getulio con la moglie Anna Natalucci, Annetta, con i figli Enrico, Flora, Maria e Vincenza. Ed io pensavo ad un sogno lontano, a una stanzetta. Enrico sposò Rina Masi ed abitarono alle Casette. Quando d'inverno al mio cor si stringeva come... Flora ci visse con il marito Giovagnoli Aristide, detto Riri. Aristide e Flora avevano un figlio, Paolo. Come stai, le chiesi un tratto, bene grazie, disse tu. Non c'è male, poi distratto, guarda chi ha... Al numero 240 vi abitava Vitalò, ossia Silvestrelli Gaetano, con la moglie Cesira Bellardinelli e cinque figli, Alberto, Luciana, Luisa, Lucia e Laura. Vivevano con loro i genitori di Gaetano, Luigi ed Elena Orazzi. Lamberto sposò Velia Cantiani. Luciana sposò Marcello Maggi ed andò ad abitare alla Rotonda. Laura sposò Sergio Gemini, il figlio del Molinaro. Luisa rimase nella casa paterna e sposò Fanesi Nello, nipote di Ermelinda. Nello e Luisa ebbero due figli, Paola e Fabrizio. Gaetano Silvestrelli aveva la macchina da batte, la Trebbiatrice, che nei mesi di giugno e luglio lavorava a pieno ritmo dai numerosi contadini del Pinocchio. I piccoli borghi che formavano il Pinocchio, infatti, erano circondati da una fiorente campagna coltivata e molti abitanti erano dediti ai lavori agricoli. Al numero 239 abitavano Buscarini Giulio e la moglie Adele Carnevali con i figli Primo ed Elide. Primo nel 1946 sposò Esther Vannini ed abitarono prima da Giamagli e poi alle Casette. Elide sposò Sassoli Amedeo e restò per un periodo da Vitalò. Adele e Assunta Giampaoli abitavano al numero 238. Al numero 237 abitavano i Verdenelli, Adolfo con la moglie Zaira Benedettelli, con i figli Luciano, Luciana, Marcella e Marcello.
Luciano, dopo sposato, andò ad abitare in via Madonnetta. Vaya con Dios, my love. Now the village mission bells are soft. Nella palazzina successiva, al numero 236, abitavano Brunelli Nazareno ed Adalburga Rossi, detta Burga, con i figli Rolando e Severina. Severina nel 53 sposò Sordoni Marco. Marco e Severina nel 60 avevano un figlio, Daniele. Con loro vivevano il padre di Burga, Giuseppe Rossi, con i figli non sposati Armando e Bruna. Di fianco, al numero 235, vi erano Giuliani Nazareno, con la moglie Velia Rossi, sorella di Burga, e le figlie Elsa, Leda e Giuliana. Leda vi abitò con il marito Angiolani Umberto ed il figlio Claudio. Elsa con il marito di Chiara Leonardo, detto Nando, ed i figli Andrea e Pietro. I di Chiara poi si trasferirono alle casette. Di sotto c'erano i Micheletti, Edoardo, chiamato Gisleno, e la moglie Romelia Dubini, figlia di Francesco il macellaio. Gisleno e Romelia avevano 4 figli, Franco, Fernando, Wanda e Fiorella. In seguito Wanda sposò Diego Corinaldesi e Fiorella Sergio Dubini. Con loro abitava la madre di Gisleno, Teresa Lacchi. Infine Carlini Altero, con la moglie Dea Duranti ed i figli Stefano e Sauro.